giunte già diverse domande. Sì. Partiamo. Piero, va bene se partiamo? Benissimo. Beh, la prima domanda che è arrivata, Piero, è questa, da Placido Giordano. Come si supera il clericalismo dei preti e quello dei laici? Come dire, intanto mi pare giusta la sottolineatura. Non c'è solo il clericalismo dei preti, ma c'è il clericalismo dei laici. Clericalismo dei laici che direi, dato che si parla sempre di quello dei preti, dico quello dei laici, si manifesta in due forme. Uno è i laici che modellano il loro servizio ecclesiale sulla figura dei preti, cioè e cercare la promozione del laicato dentro soltanto le strutture, le dinamiche tipicamente ecclesiastiche più che ecclesiali. E l'altra forma di clericalismo dei laici è quello di, diciamo, rivendicare un primato assoluto nella vita della Chiesa senza tener conto delle altre istanze, prima di tutto quella dei pastori, quella dei carismi, quella, eccetera, eccetera. Come si superano? Ebbè, ci vuole una scuola di rieducazione, non come quella del Partito Comunista, dove eri obbligato a fare, diciamo, a perdere quello che non ti metteva in sintonia con quello che voleva il partito, no? Ma bisogna rieducarsi come? Bisogna avere la consapevolezza che la vita della Chiesa è quella che abbiamo detto, cioè questa vita trinitaria, e dunque di fronte a un prete che è clericale, dirgli ma cioè non fargli passare tutto, come se tutto fosse, non fare una comunione di acquiescenza, ma mostrare la soggettività del laicato, delle altre realtà, in modo che lui si renda conto di questo. E per il clero significa essere formati a questa scuola del popolo di Dio già fin dal seminario. Io penso che uno degli obiettivi fondamentali per poter realizzare questa Chiesa Popolo di Dio sia appunto quella di riformare il modo di essere formati appunto nelle varie vocazioni ecclesiali. E infine penso che c'è stato un suggerimento molto opportuno che è venuto dal Sinodo dei Vescovi sui Giovani, che nelle raccomandazioni finali del Sinodo venute dall'Assemblea c'è scritto questo, che poi ho visto è andata un po' perso, no? Non l'ho più sentita mai riprendere questa istanza. Si diceva: occorre che laici, seminaristi che si preparano al presbiterato, giovani religiosi, eccetera, giovani che si preparano al matrimonio, abbiano dei momenti in comune di formazione, cioè possano imparare a vivere insieme. Ecco, questo mi pare che il movimento diocesano e il movimento parrocchiale, ma più il movimento diocesano per la sua caratura, all'interno delle esperienze del movimento dei focolari, diano aprano questo spazio di possibilità di formazione integrata e integrale. Così si batte il clericalismo. Cioè bisogna un po', dice Papa Francesco, rovesciare la piramide. E questo, se si cammina insieme, progressivamente avviene, perché altrimenti assistiamo a delle forme di ritorno indietro, ritorno al passato, non ritorno al futuro, che in cui le varie identità
si riaffermano in modo oppositivo alle altre, soprattutto per quanto riguarda il clero. Grazie. C'è un'altra domanda. In Sofia ci sono degli studi su Emmanuel Levinas? Lui Egli? potrebbe. Non ho capito, scusa. In Sofia ci sono studi su Emmanuel Levinas? Punto interrogativo. Lui potrebbe eventualmente contribuire a questo nuovo pensiero di apertura necessario nel nostro tempo? Mi sembra che i membri del movimento non sempre si sentono parte della Chiesa. Che ti pare? Come vincere questo paradigma? Allora, sono due domande. Uno, Emmanuel Levinas certamente è un grande autore, un grande pensatore che entra in parecchie forme a Sofia, soprattutto nel comparto della filosofia, dell'etica, ma anche di quella che noi chiamiamo ontologia trinitaria, per la sua visione dell'alterità. Molto ricca, molto propositiva. Quindi ci sono stati, diciamo, una presenza della sua lezione all'interno di molte delle nostre attività. In modo particolare è venuto fuori il suo contributo in un'attività che abbiamo a Sofia con con il Consiglio delle Conferenze del Latino America, il SELAM, si chiama Gruppo di Antropologia Trinitaria, in cui studiamo la realtà dell'antropologia come base per una trasformazione pastorale, e lì è, tra gli altri autori, la presenza di Levinas è molto, molto, molto valutata. Ecco, adesso l'espressione quanto i movimenti, e in particolare il movimento dei focolari, i membri si sentano partecipi della Chiesa, eccetera, ecco, questo io non ho la percezione, perché non conosco tutto. Posso solo dire che certamente conosco il pensiero abbastanza bene di Chiara, per aver vissuto anche accanto a lei nella scuola Ba a lungo. Per lei era una questione, cioè il movimento dei focolari è un'espressione della Chiesa, è se è Chiesa. E Chiesa non in modo astratto, ma in modo concreto, quindi ha un respiro universale, ma si incarna nel particolare, quindi la radice e la finalità ecclesiale del movimento dei focolari è fuori discussione. Il movimento dei focolari è una espressione della Chiesa Cattolica. Qualche volta sento dire, ma è una realtà più ecumenica che cattolica. No, in quanto è cattolica, è veramente ecumenica. È veramente in dialogo con tutte le religioni, è aperta al dialogo con tutti. Questo è il Vaticano II, ma lo conosciamo il Vaticano II e lo conosciamo lo spirito dell'unità? Se li conosciamo tutti e due, vedremo quanto coincidano. Ecco, poi Monica Maria chiede, ci sarebbe qualche differenza tra la sinodalità e la trinitizzazione? Qualche esperienza su trinitizzazione? Dunque, certamente la trinitizzazione ha un aspetto più ampio, più radicale, più profondo. Diciamo, nella esperienza di Chiara, nella concezione di Chiara, la trinitizzazione vuol proprio dire la partecipazione, direi, battesimale, eucaristica e scatologica alla fine dei tempi della realtà di ognuno di noi, in quanto in Cristo diventa una sola cosa con lui e con tutti nel seno del Padre. Questa è la trinitizzazione, è diciamo un obiettivo, una finalità ultima e scatologica. La sinodalità è il cammino storico che è chiamato a modellarsi su questa dinamica trinitaria e a avere come obiettivo questa trinitizzazione. Ecco una domanda di Lorella. Dice Lorella, tutto ciò che hai detto è bellissimo e lo sento profondamente vero, ma ogni giorno ci scontriamo proprio all'interno della Chiesa con atteggiamenti fortemente individualistici, difficoltà a mettere insieme le parrocchie, a lavorare per progetti comuni, sembrano insormontabili. Tanti orticelli, tante visioni miopi.
l'universalità della Chiesa sembra un sogno ancora lontano, anche se la realtà stessa ce lo sta richiedendo a gran voce. Cosa fare? Capisco la difficoltà, le difficoltà, e questo vuol dire che agli occhi giusti, perché non vedere le resistenze, le difficoltà, gli ostacoli sarebbe idealismo superficiale. Ma questa visione di Chiesa non è un'utopia, è quello che Gesù ha realizzato, è quella che vediamo realizzato in tante esistenze profetiche che l'hanno incarnato, è quella che deve essere dentro di noi. Se dentro di noi vive questa visione di Chiesa, allora possiamo vedere tutte le difficoltà, tutte le prove, tutti gli ostacoli come il luogo in cui, con la grazia di Dio, al momento che Lui vuole, si fa strada il regno di Dio. Gli ostacoli, le prove esistono, mi pare, dite voi, in questo percorso per essere superati. Come dire, ecco, quindi non spaventiamoci mai. Il regno di Dio è un seme che ha dentro di sé la forza per esprimersi, per, secondo quanto vuole Dio. L'importante per noi è custodirlo, esserne innamorati, essere fedeli, perseverare. Poi quando sarà il momento, Dio farà la sua parte. Andiamo in America Latina, c'è William che chiede: come fare una spiritualità di comunione nella realtà latinoamericana, dove c'è una diversità di percezione su Dio e la Chiesa? Ecco, guarda, questo è di tutte le situazioni, non solo del Latino America, no? Lì ci sono delle particolarità, come in ogni situazione. Come fare spiritualità di comunione? Bisogna cominciare, come dire, da coloro coi quali noi camminiamo, con i quali lavoriamo, in parrocchia, a scuola, eccetera. Quando io riesco a, come dire, a costruire una cellula di comunione trinitaria con qualcuno, poi questa cellula, per la presenza di Gesù, dello Spirito, si amplia. Quindi bisogna crederci, bisogna incarnarlo, bisogna viverlo e bisogna non viverlo da soli, viverlo sempre in rapporto con qualcun altro. Quando parte, parte. Quando parte, parte. È successo proprio in Latino America un'esperienza che ho vissuto in quest'ultimo periodo, in Colombia, una situazione difficile, sapete, un giovane studente di Sofia mi ha detto: ma Piero, qui c'è da superare il conflitto, come facciamo? Io sto lavorando con un gruppo, però non si riesce ad avere una visione comune. Io ho detto: guarda, devi chiedere a Gesù di poter fare cellula con almeno uno degli altri, che quando tu vedi che qualcuno ha colto qualcosa, ecco, insieme farete e insieme allargherete questa visione. Bisogna sempre costruire una cellula. La cellula è dove due o più sono uniti nel nome di Gesù. Ecco, è arrivata una domanda da YouTube di Cesare che chiede: come vivere il discernimento comunitario nelle realtà ecclesiali? Ecco, questo, grazie Cesare, è la domanda che apre a un altro tema di incarnazione di quanto ho sviluppato così in modo generale. Cioè, io ti invierei, ti indirizzerei a, per avere una prima introduzione a questo tema, al
documento uscito 2 anni fa dalla Commissione Teologica Internazionale, e io sono membro e quindi ho lavorato proprio a questo documento, per questo lo conosco bene e so che ha delle cose molto utili, un documento che è intitolato La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa, in cui c'è tutta una parte, il capitolo quarto, che parla del discernimento comunitario, come vivere il discernimento comunitario dentro le realtà ecclesiali, quali atteggiamenti spirituali occorre avere, imparare l'ascolto, imparare la parresia, imparare il superamento del conflitto, imparare a costruire insieme, e poi quali atteggiamenti operativi, come giungere a una decisione comune, no? Come metterla in atto e come verificare i risultati di quanto si è fatto. Ti rimando a questo documento e lancio ai nostri organizzatori la suggestione che tu dai di fare poi un approfondimento su questo tema specifico. Ecco, è arrivata poi una domanda in inglese che chiede come possiamo mantenere la nostra visione di ciò che è bene per la nostra comunità parrocchiale e per la nostra società, vivendo in mezzo a queste tensioni difficili e dolorose? Prima ho visto arrivata una chat a me per ripetere il titolo del documento che ho detto, che forse è sfuggito, lo ripeto, si chiama Commissione Teologica Internazionale, lo trovate su Vatican Va, dove ci sono i documenti della Santa Sede, Vatican Va, Commissione Teologica Internazionale, documento intitolato La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa. Ecco, per quanto riguarda come mantenere la nostra identità, no, in questa situazione difficile, conflittuale della nostra società, eccetera, ecco, io penso che qui la nostra identità è radicata nel rapporto con Gesù attraverso la conoscenza della sua parola, la partecipazione all'Eucaristia, la comunione che si vive tra di noi. Cioè, la nostra identità è custodita in Gesù. Dobbiamo essere, e per questo occorre coltivare la preghiera, la vita della parola, la partecipazione all'Eucaristia, l'incontro reciproco e anche la fedeltà a Gesù crocifisso e abbandonato. Se c'è questo, allora poi hai la possibilità di non essere, come dice la scrittura, sballottato da ogni vento di opinione che c'è fuori. Ecco, non è, a noi può sembrare una realtà nuova, perché viviamo in un periodo di secolarizzazione, di comunità sociale che non vive più il Vangelo nella sua totalità, ma pensate ai primi tempi del cristianesimo, o dove il cristianesimo arriva per la prima volta. Sia un piccolo gregge, diceva Gesù, sia un piccolo seme, anche perseguitato. L'identità si mantiene proprio attorno al nostro essere in Gesù, dice San Paolo. Essere in Gesù, che vuol dire? Ancora da YouTube chiedono, in questo panorama, qual è il contributo del movimento per l'ecumenismo? Dunque, il contributo del movimento, io penso, è grande, un contributo che viene prima di tutto dall'alto, cioè viene dal dono di Dio. Io qui a Sofia abbiamo
inaugurato alcuni anni, 4 anni fa, una cattedra ecumenica proprio per studiare l'ecumenismo secondo la profezia del carisma, dedicata al patriarca Atenagoras, il patriarca di Costantinopoli, che Chiara incontrò parecchie volte e ci fu un'unità incredibile. Io un po' ho studiato la cosa, adesso c'è una tesi di dottorato su questo incontro e si vede chiaramente lì che il patriarca Atenagoras di Costantinopoli, una delle figure più grandi della Chiesa del nostro tempo ortodosso, lui vide che nel carisma di Chiara c'era dell'unità, c'era, come dire, la chiave per giungere alla piena unità nella diversità, nel rispetto degli altri. Quindi dentro il carisma di Chiara, certamente c'è un aiuto a vivere le dinamiche del rapporto, del dialogo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma prima di tutto c'è un'ispirazione forte a vivere con i membri delle altre chiese in quell'unità che già c'è, che rende presente Gesù, dove due o più sono uniti. E questa presenza è questa presenza di Gesù che illumina, che fa fare i passi, che ci farà trovare come dono di Dio l'unità quando verrà. Quindi è un contributo, a mio avviso, fondamentale, ancora forse molto, molto agli inizi, ma è fondamentale, è fondamentale. La Chiesa in Africa ha introdotto il concetto della Chiesa come famiglia di Dio. Come tu vedi questa cosa in connessione al popolo di Dio in rapporto con l'antropologia? Beh, come dire, il concetto di chiesa famiglia è un concetto che dopo il concilio è venuto in evidenza soprattutto grazie alla chiesa in Africa. C'è già qualche cenno in verità nel Vaticano II, perché le immagini della chiesa, dice il concilio, sono tante, perché il mistero appunto è inesauribile e quindi occorrono varie immagini per poter esprimere qualcosa di questo mistero. Il concetto di famiglia, la metafora della famiglia per dire la Chiesa, dice appunto che qualche altro aspetto della Chiesa. Se il popolo di Dio dice che è un popolo universale, pellegrino, eccetera, come abbiamo detto, quello della famiglia dice che appunto si sottolinea che tutti siamo fratelli e sorelle, figli dell'unico padre, eccetera, eccetera. Abbiamo un'unica madre che è Maria, eccetera. Quindi c'è una comunione. E c'è anche una, come dire, una condivisione, una convivialità spontanea, naturale, come c'è nella famiglia, nella vita di famiglia. Questo è molto bello. E, tenendo presente una cosa, però, e questo anche la Chiesa in Africa ha sottolineato, che perché si realizzi questa famiglia nuova, in Gesù, come dire, la famiglia, così come la intendiamo noi, con i limiti, della nostra condizione umana, deve essere persa e ritrovata. Per cui Gesù dice: chi ama suo padre, sua madre, suo figlio, più di me non è degno di me. Capite? Cioè, voglio dire, la famiglia è una, come dire, un'immagine della Chiesa, ma in quanto diventa famiglia nuova in Gesù, in cui i rapporti sono modellati su quella novità che porta Gesù, perché Gesù anche dice: non crediate che io sia venuto a portare la pace, ma la spada. Cioè, occorre che i legami naturali, che sono sacrosanti e sono un valore evidentemente, vengano persi e ritrovati in una nuova dimensione, la dimensione del regno di Dio, dove tutti siamo fratelli e tutti siamo sorelle, non siamo chiusi in un corporativismo. Ecco, mi capite? Quindi, come tutti i concetti, anche il concetto di famiglia viene trasfigurato, trasformato dal Vangelo di Gesù.
Scusa, Emilio? Allora qualcuno chiede sul tema sul pensiero di ripensare il pensiero, no? Qualcuno chiede, non basta certamente la dimensione spirituale. Scusate, ecco, ma c'è bisogno di allargare il pensiero. Puoi dirci qualcosa di più su questo? E beh, certamente questo è fondamentale, questo è un po' anche il compito che diciamo è tipico, no? dell'Istituto Universitario Sofia, dico, perché Chiara Lubich accanto ai centri di formazione spirituale ha fatto nascere un centro di formazione culturale come appunto Sofia, dove alla base ci deve essere la spiritualità, cioè la vita, ma poi occorre trasformare il pensiero. Perché questo? Perché ci sono due, lo dico molto rapidamente, dobbiamo affrontare, per superarle, come voi mi insegnate nel vostro corso per operatori pastorali, bisogna superare due sfide. La prima è che per la prima volta nella storia umana siamo un'unica realtà, di fronte a sfide enormi, come quella ecologica, come quelle della tecnologia, come quella della comunicazione virtuale, cioè sono sfide enormi, sono terreni nuovi in cui l'umanità si muove. Per poter rispondere, interpretare tutte queste realtà e rispondere a queste sfide in modo adeguato, occorrono nuove categorie di pensiero. E non basta Aristotele, non basta Kant, occorrono nuove categorie di pensiero che sappiano immergersi in questa realtà, e categorie di pensiero lievitate dal Vangelo, illuminate dal, cioè che indirizzino, orientino queste realtà verso la realizzazione del regno di Dio. Ecco, questa è la prima grande sfida. La seconda grande sfida connessa è che noi dobbiamo, io penso forse per la prima volta nella storia della Chiesa in questa forma, dobbiamo esprimere una cultura che sia veramente una cultura di Gesù, cioè il modo di vedere, di pensare, di agire di Gesù. Perché finora, avendo privilegiato per tutta una serie di motivi storici l'individuo sulla comunione, sulla comunità, come dire, non si è tanto posto l'accento sul costruire insieme una cultura che esprima la realtà di Gesù. Ecco, quindi il nuovo pensiero dice proprio questo, dice dobbiamo, come dire, aprirci a una dimensione filosofica, teologica, delle scienze umane, delle scienze sociali, che esprime questa realtà. Noi lo chiamiamo, dato che ho parlato di Trinità, trinitizzazione, a Sofia lo chiamiamo con una parola di Klaus Semmerle, il grande filosofo e teologo vescovo tedesco, ontologia trinitaria. Ontologia vuol dire una visione della realtà dell'essere che sia trinitaria. Dall'anno prossimo inizieremo una serie di volumi che pubblicheremo col concorso di studiosi cristiani e non cristiani di tutto il mondo, che si chiamerà Dizionario Dinamico di Ontologia Trinitaria, e cioè rileggere la storia del pensiero e delle sue sfide alla luce di questa chiave trinitaria. Cerco di mettere insieme più domande. Papa Francesco parla di una Chiesa povera e per i poveri. E ci sono anche strutture della Chiesa che si occupano dei poveri. E dice, come posso reinterpretare queste parole di Papa Francesco alla luce della dimensione trinitaria? Ecco, è una espressione, un sogno molto forte di Papa Francesco, che si rifà anche qui al Vaticano II e ultimamente al Vangelo di Gesù. Io sono venuto per annunciare il Vangelo ai poveri, per evangelizzare i poveri. Nella Lumen Gentium, il numero 8,
dice appunto questo ed è un passaggio epocale nella storia della Chiesa. Si dice come Gesù ha redento, ha vissuto il suo ministero alla luce della povertà, andando con povertà verso i poveri, nella debolezza e nella pace, così la Chiesa è chiamata a assumere lo stesso, a vivere lo stesso modo, avere lo stesso metodo. Quindi la povertà non è un privilegio come consiglio della povertà evangelica di qualcuno, ma è uno stato di vita tutta la comunità cristiana e i poveri non è un'opzione, la scelta degli ultimi non è un'opzione tra le altre, ma è una priorità intrinseca al Vangelo di Gesù. Questo è un'acquisizione che dopo il Vaticano II è maturata sempre di più, anche grazie all'esperienza della Chiesa in Latino America. Tutto questo è profondamente trinitario, perché il Dio che Gesù ci mostra è il Dio appunto che, da ricco che era, si fece povero per arricchirci con la sua povertà, come dice San Paolo. Quindi, come dire, tutta la dinamica di una povertà, cioè di un distacco dai beni e di una povertà che significa debolezza, che significa gratuità, che significa reciprocità, tutto questo è espressione della dinamica dell'amore trinitario, per fare comunione tra tutti. Non è che si vive la povertà per fare un monumento alla miseria, ma si vive la povertà per arricchire coloro, per portare a livello di una vita degna e umana coloro che non sono su questo livello. E quindi è una lotta per la giustizia e ultimamente per la solidarietà e per la fraternità universale, per realizzare il regno di Dio. Quindi la chiesa povera per i poveri è la via per realizzare una chiesa trinitaria. Ecco, poi l'ultima domanda, poi il tempo stringe. Proprio parlando del ripensare il pensiero, puoi dirci qualcosa in più sull'incarnazione dell'ideale lì dove siamo? Io penso che, come dire, bisogna, la cosa più fondamentale è essere coscienti di essere chiamati, perdono, a costruire questa Chiesa a servizio dell'umanità, mettendo a frutto il dono, proprio per questo, del carisma dell'unità. E quindi vivere il carisma dell'unità non è vivere una realtà di nicchia, non è essere eccentrici. Lo facciamo noi, nicchia ed eccentrici, quando non riusciamo a interpretare nel loro significato ecclesiale e universale le grandi verità, le grandi doni, grandi doni di luce e di vita che ci vengono dal carisma di Chiara. Io ricordo sempre Chiara quando diceva: quanto mi piacerebbe fare il parroco, diceva, cioè, perché per trasformare con la vita del Vangelo una comunità. Ecco, se Chiara Lubich avesse vissuto in una parrocchia, non avrebbe fatto la focolarina o no, per etichetta, cioè portando delle cose con il timbro e, diciamo, il marchio di fabbrica, ma avrebbe vissuto il Vangelo in quella luce che Gesù le aveva dato e quindi avrebbe lievitato tutta la comunità. Non avrebbe fatto il movimento dei focolari, avrebbe fatto la comunità cristiana. Grazie Piero e grazie per questo tuo intervento che è stato illuminante in tantissimi aspetti, grazie di cuore. Allora io... Un saluto a tutti e un augurio a tutti di cuore. Grazie. Come dice Papa Francesco, ricordatevi di pregare per me. E, per... e te per noi, perché qui dice la reciprocità, no?
per noi.